Buonasera, apriamo il Consiglio. Passo la parola al Direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Quindici presenti, abbiamo quanti assenti? Dieci assenti, tre giustificati, il consigliere Zitoli, Principato e Pompei. Grazie. Gli scrutatori odierni sono Giuliano, Alabiso, La Zazzera, grazie. Allora, prima di passare all'ordine dei lavori, comunico che è stata data risposta scritta all'interrogazione presentata dal gruppo PD, la numero 5, avente ad oggetto trasparenza, pubblicazioni, atti e aggiornamenti in merito al bilancio partecipato. Passiamo al primo punto all'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto promozione della formazione del programma preliminare relativo all'ambito dei programmi integrati di intervento urbanistico PRINT ex legge 179-92 articolo 16 prevalentemente residenziale 4, 5, 5 A 6 Morena Casalmorena ai sensi dell'articolo 53,5 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Relatore, prego consigliere. Grazie Presidente. Allora, quest'atto appunto è una risoluzione che riguarda il print in oggetto, che è stato lavorato nella commissione permanente municipale e dopo diversi incontri, 4 o 5 incontri sul tema, abbiamo appunto messo a punto quest'atto per identificare quali siano le opere del print. Commissione non speciale, quindi commissione permanente, e vado a leggere il risolve. Allora, di impegnare gli assessori e gli uffici competenti a promuovere la procedura per l'approvazione del programma integrato ai fini di quanto previsto dalla delibera 192-2014, relativo agli ambiti 4, 5, 5A e 6 prevalentemente residenziali, a ribadire l'indisponibilità ad accogliere negli ambiti print densificazioni, compensazioni e o altri strumenti di trasformazione urbanistica quali, ad esempio, gli accordi di programma che vanificherebbero gli obiettivi definiti dalle norme tecniche di attuazione dei programmi integrati, a confermare le opere pubbliche di seguito individuate e quali obiettivi pubblici in ordine di priorità primo stralcio afferenti alle seguenti tipologie. Primo, opere di urbanizzazione primaria destinate a scongiurare danni cagionati dal dissesto idrogeologico. Secondo, impianti di illuminazione pubblica, rete fognante e raccolta delle acque chiare. Terzo, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria e dei camminamenti pedonali, con particolare riferimento alle più importanti strade di piano regolatore, di interquartiere, a cominciare da quelle di accesso ai servizi pubblici esistenti. Quarto, realizzazione di piste ciclabili o percorsi ciclopedonali protetti di interquartieri per una mobilità dolce per raggiungere servizi, plessi scolastici e luoghi di aggregazione.
realizzazione di punti di aggregazione non solo sotto forma di servizi scolastici, sportivi e ricreativi, ma anche più semplicemente di aree verdi, spazi attrezzati e zone pedonali, necessarie al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Nello specifico, in ordine di priorità, le opere da realizzarsi sono: messa in sicurezza di via del Fontanile Ragnino mediante impianti di raccolta acque, realizzazione di marciapiedi e dispositivi di moderazione del traffico considerata la presenza dell'istituto comprensivo Fontanile Ragnino, messa in sicurezza del casale Agostinelli mediante impianti di raccolta acque, realizzazione di marciapiedi e dispositivi di moderazione del traffico considerata la presenza dell'istituto comprensivo Fontanile Ragnino, messa in sicurezza di via Niobe considerata la presenza dell'istituto comprensivo Gianni Rodari plesso di via Niobe, messa in sicurezza dell'accesso al nido Piccoli Artisti attualmente sito in via Tenuto del Casalotto senza numero civico, valutando la possibilità di accesso da via del Fosso dell'Acqua Mariana come previsto dal piano regolatore generale sistemi e regola tavola 3.19, messa in sicurezza di via di Torre di Morena in considerazione alla presenza di servizi pubblici come ufficio postale, parrocchia, banca, completamento della messa in sicurezza di via di Casal Morena, completamento della messa in sicurezza di via della stazione di Ciampino e realizzazione di un percorso ciclopedonale, acquisizione e messa in sicurezza di via Platia e via San Donato di Ninea, acquisizione e realizzazione di aree verdi attrezzate dotate di giochi inclusivi e giardini diffusi, preservare le due aree di pregio in via Casale Agostinelli per la realizzazione di un servizio educativo 06 ed un centro polifunzionale per giovani e anziani adiacente all'istituto comprensivo Fontanile Ragnino, collegamento tra via del Fosso dell'Acqua Mariana con via del Casale Santarelli sul lato in prosecuzione di via Tortora, realizzazione di un percorso ciclopedonale su via dei Sette Meri. Questo è l'atto, grazie. Grazie consigliere Rinaldi, interventi? Ci sono interventi? Non ci sono. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione? Vi faccio la domanda, Presidente. Consigliere. Non hanno capito. Chi vuole? Allora, interventi. Mi presto. Prego. Grazie Presidente. Mi scusi per le battute, ma a volte servono anche quelle per inizializzare un consiglio così importante che poi non sembra, perché sicuramente darò là qualche altro intervento, così almeno diventa un po' più sostanzioso, giustamente. Allora, il consigliere Giuliano, che fa parte di Fratelli d'Italia e quindi il gruppo anche di Fratelli d'Italia con il consigliere Domenico Carlone, ha firmato questa risoluzione. Vedo anche che è stata firmata dal consigliere Toti, che poi immagino interverrà, e da una serie di consiglieri della commissione, quindi immagino che sia di commissione e quindi già è un punto avanti, cioè già stiamo un pezzo avanti. Quindi nuovo atto, vecchia problematica, nuovo atto, situazione antica. Sono qualche anno che stiamo su questo print di Morena, un programma integrato che cerca di individuare, utilizzo la parola cerca perché dovrebbe essere ovvio, quindi dovrebbe essere già stata standardizzata la cosa, ma non è così, quindi cerca di individuare quelle aree, quei proprietari, quelle disponibilità ad aderire a questo programma per poter dare in quel quadrante delle risposte, dei servizi, degli interventi strutturali, opere pubbliche, primarie e secondarie che comunque sono necessarie, perché a distanza di tanti anni quel quadrante ne avrebbe bisogno. Per poi non dimenticare che avrebbe bisogno anche di opere secondarie, quindi spazi verdi, scuole, strutture polivalenti, parcheggi. Ora,
Io non vedo molta novità in quest'atto, non nel contenuto, cioè, mi spiego, non vedo un'azione diversa da quelle che sono state fatte fino adesso, quindi si rimette in piedi una risoluzione che tenga conto di tutte le richieste fatte da tutti i comitati di quartiere, da tutte le persone, da tutti quelli che hanno voluto dare il loro contributo, però poi non sappiamo come, quando e perché, come andrà a finire questo film. Ma non è per colpa nostra, questo mettetevelo bene in testa, quindi tranquillizzatevi maggioranza, si deve tranquillizzare anche l'opposizione, ma sarà deciso da chi di dovere, cioè da chi ovviamente nella mancanza di un decentramento che, oltre ad essere ovviamente quello che tutti sbandieriamo, no? Riferito ai municipi, possa esserlo nelle materie, nei settori, per poter gestire almeno, come era nella norma, almeno il print doveva essere a disposizione delle attività municipali, mentre quello che è a disposizione delle attività municipali sono gli orientamenti, cioè la scelta di quelle delle priorità, ma non del percorso burocratico amministrativo che arriverà sempre ad essere, diciamo, effettuato dal Dipartimento. E quando a me mi si dice Dipartimento, la parola Dipartimento, io perdo i capelli. No, già l'hai perso. Dice, già l'ho perso il collega, quindi che devo perdere più? È un problema. Quando si parla di Dipartimento significa prevedere anche che quest'atto rimanga fine a se stesso. E questo è desolante dal punto di vista politico. Io non voglio dire dal punto di vista amministrativo, perché poi l'organizzazione amministrativa compete chi di dovere per quello che sono i dipartimenti e quello che è. Ma dal punto di vista politico rimane deprimente, desolante il fatto che un lavoro di questo tipo possa rimanere fermo negli alveoli burocratici di un'amministrazione che giorno dopo giorno viene inghiottita dalla stessa burocrazia. E vi dico che viene inghiottita dalla stessa burocrazia che emana, perché poi non se ne esce, ogni volta si chiede il parere o la conferma ad un'altra, ad un altro ufficio, un altro ente, un'altra competenza. E a giro mi viene in mente tanto quello sketch famoso di Ciccio Franco, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che lui andava dal dottore e c'aveva il mal di testa, gli dava la pasticca per mal di testa, però dopo gli veniva il dolore dei reni, e quella per i reni, e poi quella per la prostata, e quello per gli occhi, e quello che è ritornato che c'aveva il mal di testa. Dice, che me dai? Ecco. Quindi, a parte le battute che mi vengono perché io so così, però poi rimane il senso. Rimane la preoccupazione. Poi noi possiamo dire, abbiamo fatto un bel lavoro per Morena, abbiamo messo, il Presidente non ha commentato, avrei gradito che il Presidente Rinaldi facesse anche una prefazione, cioè facesse anche un cappello di intervento, perché questa roba incide da diverso tempo, poi dice lo farà dopo, però se io non intervenivo, la Presidente diceva no, andiamo alle dichiarazioni di voto, questo discorso non partiva. E quindi immagino che possa poi farlo, perché abbiamo fatto un elenco, abbiamo messo insieme tutta sta roba, però poi possiamo dire che siamo a posto? Vogliamo dire che siamo con la coscienza a posto? Sì, abbiamo firmato, chi l'ha firmato, chi lo vota, però io che ho un po' di anni dico, ma con la scienza a posto stavamo pure prima, forse, e stiamo sempre qui, quindi forse non basta la coscienza. E quindi mi rimane l'amarezza di dover comunque iniziare, no? Di dover iniziare un percorso col Dipartimento che il Presidente Rinaldi, che
immagino spesso vada a trovare, e siamo ancora agli inizi. Quindi tutto questo elenco, immaginate che verrà messo da parte, perché non sapremo neanche quando, come e quanti saranno i soldi che emergeranno dall'adesione. Ora abbiamo fatto bene a dire che le prime cose sono le opere pubbliche, però ci mancherebbe altro, perché se non avessimo fatto questo, pure noi insomma nel nostro piccolo dovevamo darci, no, fare nostra mea culpa. Abbiamo messo le opere pubbliche, che sono quelle che vanno fatte per primo, l'adeguamento, no, alle opere pubbliche, ai rifacimenti dell'impianto fognario, dell'impianto illuminazione, di marciapiedi dove non ci sono. Voglio dire, questa è priorità. Però la riflessione che io vorrei porre, al di là dell'atto in se stesso, perché ripeto, noi non siamo tecnici, siamo politici, facciamo politica, quindi facciamo una polis che deve comunque rappresentare chi ci ha votato e chi non ci ha votato, quindi il quadrante, il municipio, la cittadinanza. Dobbiamo renderci conto che se vogliamo effettivamente che questo atto possa avere un seguito, cara Presidente, noi dobbiamo prendere la residenza a Via del Turismo. Questo è. Dobbiamo prendere la residenza a Via del Turismo. Perché non basta neanche che noi andiamo dall'assessore, non basta neanche che andiamo dal direttore. Dobbiamo noi spostarci lì e lavorare e fare noi questa roba. Tanto vale, sarebbe stato intelligente che ce la dessero direttamente, e come municipio avremmo trattato questo lavoro, no? Poi ci mandano, certo, non vedrete che questa roba verrà rallentata a vantaggio di un print, invece l'altro print X2 Ciampino, che è passato cercando di arrivare e di dare un parere, dove noi il parere lì non lo potremmo dare mai. Però è stato fatto un lavoro, cioè il dipartimento ci ha lavorato lì, e te l'ha mandato paro paro. Poi quelle altre cose probabilmente non hanno, quindi purtroppo dobbiamo cortesemente si avvia in conclusione. Non è colpa mia, me l'ha spenta. Dico, dove ero arrivato? Riparto dall'inizio? No. E, dico, in un meccanismo malato tutto questo lavoro perde di efficacia, quindi non si può dare un palliativo, ok? Bisogna fare una cura massiccia per cercare di, no? Non è competenza nostra, però noi abbiamo lavorato, abbiamo tirato fuori un prodotto e lo dobbiamo difendere fino alla fine, non solo da qua ma anche da là. Quindi chiudendo dico che Fratelli d'Italia, avendo comunque seguito nel tempo questo tipo di lavoro, non può non essere d'accordo a dare il proprio contributo, perché sarebbe minimale, però cercherà di seguire questa operazione sapendo che il 4, 5, 5 a 6 vengano fatti nella loro complessività, vengano analizzati nella loro complessività e non ovviamente in modi separati, perché quel poco che arriva deve essere utilizzato in modo omogeneo sul territorio. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Prego consigliere Ciancio. Vedi che poi dopo. Grazie Presidente. Grazie consiglieri per questa risoluzione. Giuliano, sì, gentilmente lo ringrazio perché ha chiesto delle informazioni che io ho studiato un po' gli atti precedenti, anche quelli del 2012 dove non esistevo neppure io, ma lei esisteva già, e già da allora che era stato approvato una deliberazione numero 5 in cui parlava proprio, si scrivevano diciamo la carta dei bisogni del municipio, diciamo del print 4, 5 e 6, quindi la volontà di unificare i print parte già dall'anno 2012,
questo è l'atto che ho trovato in cui fatto bene. Assolutamente, quando si puntualizzano i bisogni dei cittadini e coincidono con le esigenze, io non ho nulla da dire, anzi mi fa piacere, però noto con sorpresa che mentre negli anni precedenti si quantizzavano gli importi degli ambiti, mi riferisco, ecco qua, ad esempio anche nel 2014 la delibera numero 8 del 2014, intende la giunta Fantino, intendeva unificare l'ambito 4, il 5A e il 6, dove peraltro, visto che nei tessuti le superfici territoriali sono molto diverse, si unificava tutto. Però c'è da dire una cosa molto importante, che nell'ambito 6 Morena, quale ambito unico e unitario della città da ristrutturare con tipologia residenziale, sono 2.081.451 metri quadri da edificare e quindi maturerebbero 21.564 milioni di euro. C'è una bella cifra per Morena, mi auguro che iniziano ad aderire a questo print, ad aderire al print. Però c'è da dire un'altra cosa, ci sono dall'altra parte della strada, cioè di via Nagnina, ci sono altri print piccolini, più piccoli, ma belli, perché non è detto che bisogna essere grosso per maturare e fare le cose. Nel 4, nel 5 e nel 5A invece sono più piccoli, però maturerebbero altrettante buone risorse, perché sono 563.977 metri quadri da edificare, per un totale di contributi che incamererebbe il Campidoglio, cioè il dipartimento che lei ha citato, e noi dovremmo mettere lì la tenda notte e giorno per far sì che qualcuno non faccia delle trappole per sciocchi, perché io non amo quando vedo che abboccano dei cittadini rispetto alla sostanza delle cose. Maturerebbero da soli, buoni buoni, 5.842 milioni di euro, buttali via, a sapere peraltro che l'unica area appetibile al momento sarebbe proprio quella al di là di via Nagnina, non al di qua. Però nella risoluzione che ci troviamo, giustamente, si fa, mischiamo tutto, come quando hanno miscelato le gradatorie del doppio canale, come quando hanno miscelato le gradatorie degli insegnanti, quando ero primo e sono diventato ultimo. Di questo si tratta, unificare gli ambiti, non lo dice il PRG e non lo dovevamo approvare neppure noi, altrimenti una linea antica viaggia sulla nostra testa. E non ce ne accorgiamo. Ho tentato di dirlo in ogni modo, in ogni commissione e in ogni momento. Ci ritroviamo con i cittadini che, ahimè, di fronte a un elenco della carta dei bisogni in cui vengono splittati sotto dettatura, sotto esigenza vera, non lo so, delle opere che sono citate anche nella vecchia delibera del 2012, giustamente sono quelle le cose che noi vogliamo dire, perché ne vogliamo altre? Quindi non ci possiamo inventare altro, però il modo per averle, perdonatemi, non può essere quello dell'antichità, non può essere quello di dice misceliamo tutto perché così noi gli facciamo l'interesse, no, gli ambiti del PRG sono ben segnate. Vi invito a leggere le norme tecniche d'attuazione, oppure in commissione fate venire i tecnici del dipartimento. Così ci svelano l'arcano, perché bisogna unificare delle cose che non si possono unificare. Non sono contigui, contigui sono quando sono in aderenza. E siccome invece i print hanno un perimetro ben preciso, segnalato in verde, tratto punto, nella tavola del PRG, non credo si poteva fare. Non ho nulla rispetto all'azione che state facendo, perché di print ne avete approvato uno piccolissimo e quando l'avete approvato per fare un marciapiede della luce, giustamente, cioè più piccolo è più si fa, penso che a quest'ora già siete stati capaci di realizzarlo, l'avete avviato, era luglio, quindi quello è partito perché era piccolo, subito,
Adesso io mi ritrovo con una risoluzione in cui, cioè, io sono d'accordissimo sul, non entro neppure in merito alla carta dei bisogni, perché hanno partecipato persone, hanno partecipato comitati, però non è la strada giusta per ottenerle. Quindi invito a riflettere e invito a scorporare il print Morena da solo, perché ha buone carte per far subito le cose che gli servono. Tant'è vero che ha messo due cose al primo posto, con i primi interventi si faranno le due opere a Morena, giustamente, poi non è quella la discussione, devi fare tutte, però ci vuole tempo per maturare queste risorse. Il mio cruccio, la mia stella polare è stata sempre quella di rispettare il piano regolatore generale. Il piano regolatore generale detta puntualmente gli ambiti. Gli ambiti sono fissati e devono essere quelli. Il 5A, ad esempio, è piccolissimo. Non possiamo dire che è contiguo al 6. Il 6 sta dall'altra parte, a Morena. Oh, dobbiamo sapere di che cosa parliamo, perché altrimenti continuiamo a discutere e magari a litigare su cose che non serve litigare. Questa è la situazione di questa risoluzione. Io in questi termini, ripeto, non ho assolutamente, come dire, non l'ho firmata, perché non vedo luce con questo modello di presentazione di risoluzione. Cioè, le carte c'erano per vederle, no? Non è vero quello che si dice. Quando uno dice sono contigui, ma dove sono contigui? Ditemi dove l'avete vista sta contiguità. Chi l'ha riscontrata? Quale ufficio tecnico ha detto che il print di Morena è contiguo a Casal Morena? C'entra nulla. Sono diversi e vanno trattati ognuno singolarmente, come nella commissione fatta del luglio 2000, mi ricordo, la prima commissione che abbiamo fatto con il presidente Rinaldi sull'approvazione del print Capannelle, esatto, era il print di Capannelle. Abbiamo detto a uno, semplice ed efficace. Mi sembra di aver votato io per quel print, perché si faceva un marciapiede di illuminazione, giusto, giusto, precisi. Adesso noi misceliamo tutto per non ottenere nulla? Domandatevelo, fatevi una domanda, ma dateci una risposta. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Prego consigliera Vitrotti. Grazie presidente, colleghi consiglieri. Io facevo una riflessione mentre iniziava questo consiglio. In realtà il consigliere Giuliano giustamente ha iniziato il suo intervento dicendo questo è un consiglio importante, e io non so se questo è, diciamo, questa sua riflessione è maturata dal fatto che se il consiglio di un municipio si esprime intanto di una materia così importante come quella urbanistica, e soprattutto quando lo fa perché si sta occupando non solo di questioni annose, ma perché sta, attraverso l'unico strumento che gli consegna di fatto le procedure e le normative in materia urbanistica, cioè quello che consegnano ai municipi di fatto attraverso i programmi integrati, sono gli unici, diciamo, strumenti che abbiamo per poter non solo scegliere e decidere, ma cercare di stare in aderenza con le necessità e i bisogni dei territori. E riflettevo sul fatto che in realtà intorno a noi siamo da soli. Sì, c'è la rappresentanza del comitato di quartiere di Morena, però insomma quando uno approva, quando uno discute e porta in aula una scelta, una riflessione che faccio a tutti e non è una, diciamo, una riflessione di carattere politico, ma forse ci dovremmo anche un po' interrogare su questo. Cioè io mi sarei aspettata un pochino più di partecipazione dal basso, perché anche per tradurre un po' quello che diceva il consigliere Giuliano, no?
raccogliere tutte le istanze della cittadinanza e metterle dentro uno schema, un atto, può essere una cosa banale, in realtà non lo è quando si tratta di cercare di incidere sulla qualità della vita della cittadinanza. Visto che, come hanno ricordato prima di me, c'è una battaglia che fa, diciamo, veramente da dieci anni i comitati di quartieri locali per avere anche le garanzie degli interventi di manutenzione primaria, no? Allora forse ti rendi conto che c'è una necessità pressante, te ne devi fare carico, ti senti pressato, ti senti anche un po' stressato da queste richieste. Ecco, francamente, diciamo, mi sarei aspettato un pochino più di attesa, ecco, rispetto all'approvazione di questo atto. In realtà vado al merito e la differenza, diceva qualcuno, non c'è rispetto a quello che è successo negli anni. In realtà invece è stata fatta una scelta ben precisa, perché, come diceva prima di me il consigliere Ciancio, si è deciso di recuperare un'idea di unificazione degli ambiti, si è deciso di non so come dirlo, perché chi c'era nella scorsa consigliatura forse si ricorderà le parole della oggi presidente Monica Lozzi, in cui appunto il Movimento 5 Stelle si preoccupava delle mancate garanzie che avevamo noi come municipio, ma soprattutto garanzie che potevamo dare anche alla cittadinanza di poter vedere l'attuazione delle opere pubbliche. E c'era una certa resistenza, no? 2 anni fa, 3 anni fa, insomma, rispetto a tutto quello che stava dentro questa grande e complessa materia come quella urbanistica. C'era la volontà di guidarle le scelte, ma contestualmente ci si trovava di fronte ad una oggettiva difficoltà, cioè, ma poi la garanzia che quelle opere che noi mettiamo nero su bianco, quella garanzia che vengano fatte proprio quelle, chi ce la dà? In realtà non ce la dà nessuno. Però come valeva 3 anni fa il fatto che, capito, però che facciamo? Possiamo, ci sono 2 strade, o comunque scegli di scriverle nero su bianco e lasci una traccia, oppure stai fermo, e se stai fermo però ti passano sopra, sotto, di lato, oppure non succede niente. Quindi o oggi sono maturate delle garanzie diverse, che però ad occhio non mi sembra, oppure si è deciso di fare, diciamo, di non distinguerci, di non scegliere quella via che ci avrebbe forse, probabilmente, garantito invece un maggiore controllo sulle scelte fatte sulle opere pubbliche, una maggiore garanzia che quelle opere vengano effettivamente realizzate. È giusto l'esempio che faceva il consigliere Ciancio, tant'è che io mi sorpresi, no, della scelta di partire proprio da un print piccolo come quello di Capannelle. Perché si parte da un print piccolo? E giustamente il consigliere Rinaldi ci ha detto, è perché quello è piccolo, almeno partiamo da dove possiamo fare. È giusto, si può sbloccare. Io l'ho votato quel provvedimento, perché l'ho ritenuto giusto. Anzi, le dico di più, consigliere Rinaldi, ha inserito un approccio che nel corso degli anni c'è stato anche in parte combattuto. Mi è stato, anzi, me la personalizzo. Cioè proprio quella difficoltà, perché le materie urbanistiche sono una cosa molto complicata, che però generano un sacco di interessi e un sacco di fondi che noi non riusciamo sempre a gestire e a controllare, però hai la responsabilità di portarli a casa o comunque di cercare di dare delle risposte. Quell'approccio, che era esattamente quello che io, in realtà qualcuno mi dice che io sto qua da tantissimo tempo, non è così, ma che ho cercato di vedere nei tanti incartamenti che ci sono stati, ho sempre capito che quella massa di roba indefinita ti portava alla confusione, non ci capivi niente, più era confuso e più era meglio, perché meno capivi e meglio era forse. E invece quando andavi a cercare di spiegare
spacchettare in aderenza a quanto era previsto dal piano regolatore generale, perché poi è ovvio che quella è la strada maestra in materia di urbanistica e è giusto metterlo, diciamo, come punto centrale, però io avevo cominciato ad appoggiare, diciamo, un aspetto tale per cui quel controllo poteva avvenire cercando di semplificare il più possibile quella materia che era così complicata come l'urbanistica. E quindi ho immaginato che, visto, diciamo, l'avvio di queste procedure, appunto partire dal più piccolo per cercare di arrivare a sbrogliare anche il più grande, potesse essere questa la via maestra. In realtà invece si è scelto di recuperare un'impostazione che era stata, diciamo, invece maggioritaria negli anni precedenti, e si è deciso di fatto di evitare, io la definisco così, una giusta pianificazione unitaria, in ordine al quale all'interno dei singoli ambiti, dei singoli print e quindi con i singoli oneri che essi stessi vanno a generare, si può ognuno prendere il pezzo suo. Questo era una logica, però legittimamente, perché poi questa maggioranza giustamente deve portare a casa dei risultati e, o comunque ci deve provare, quindi è legittimo andare sulla linea che meglio, diciamo, si sente di sostenere e di portare avanti. È ovvio che l'interesse principale è cercare di avviare, di sbloccare una situazione che è ferma da tanto tempo, quindi se questa sarà la scelta giusta che fa questa amministrazione lo vedremo, diciamo, se ovviamente questa cosa sì, io non credo che noi dovremmo trasferirci nei dipartimenti, perché non è questo il caso, non è questo il caso però, perché se fosse così noi potevamo scegliere l'altra strada, cioè ci astenevamo, non facevamo niente. Invece nel momento in cui un consiglio, una commissione decide di fare un lavoro, e quel lavoro se lo deve difendere con le unghie e con i denti. E devi dormire là. No, non serve dormire, le buone idee hanno le gambe lunghe, non è che non funziona, cioè non serve mettere le tende lì, perché sennò chi per 10 anni sta presso a sta roba, che vuol dire? Doveva fare gli accampamenti, che doveva fare? Non funziona così. Detto questo, io non so se questa sarà una strategia che porterà al risultato sperato da tanto tempo dai tanti comitati che ci chiedono di sbloccare questa situazione. Ritengo che quell'impostazione che si era cercata di dare negli anni precedenti forse dava un minimo di garanzia e di trasparenza più efficace ed efficiente, e concludo, però è ovvio che, diciamo, oggi governa il Movimento 5 Stelle, oggi il Movimento 5 Stelle deve rispondere e prendersi delle responsabilità, e quindi prendiamo atto di una situazione che è cambiata e delle scelte che questa amministrazione, maggioranza anche in questo municipio, al Comune di Roma, ha deciso di intraprendere. Vi ringrazio. Grazie consigliera, altri interventi? Prego consigliere Toti. Come già è stato detto, questa è una risoluzione di commissione, ma io dico di più, io l'ho firmata convintamente perché, oltre che essere una risoluzione di commissione, è una risoluzione dei cittadini, è una risoluzione dei comitati di quartiere, di coloro che ogni giorno vivono e soffrono a livello di mancanza di opere pubbliche sia a Morena e sia a Campo Romano. Perciò, rispetto a questo, chiaramente qualcuno ha già parlato di autonomia, noi cerchiamo come Forza Italia di essere sempre portavoci di questo, al centro i cittadini, al centro le proposte che vengono dai quartieri e il rispetto dell'istituzione municipale, rispetto del municipio riguardo a quello che chiedono i cittadini. In questo caso siamo riusciti in commissione a avere un confronto serio sia col comitato di quartiere di Morena sia col comitato di quartiere di Campo Romano,
e non a caso nelle opere da realizzarsi, quelle che ritenevamo più importanti, e io ho chiesto in questo in commissione proprio di mettere le priorità in ordine numerico, ho chiesto al Presidente di fare questo in commissione, ci sono due proposte che riguardano Morena, la prima la messa in sicurezza di via del Fontanina Lagnino e la seconda messa in sicurezza di Casale Agostinelli, e poi quella chiesta con forza da Campo Romano sempre, e io ne ho fatto ho presentato rispetto a questo un ordine del giorno in Consiglio Municipale rispetto alla messa in sicurezza di via Niobe, perché è uno dei temi, una delle richieste più forti che il Campo Romano ha presentato nel dibattito, nel confronto che ha avuto in vari momenti con la Commissione Urbanistica e con la Commissione Lavori Pubblici, chiaramente. Perciò risposte forti, strutturali rispetto a questa sofferenza, come ho detto, che vivono questi due comitati di quartiere, questi due quartieri, Campo Romano e Morena, rispetto alle opere pubbliche. E chiaramente, come ho detto, scritta questa con i cittadini, con le indicazioni che sono venuti dai comitati di quartiere, che hanno visto appunto uniti sia Morena e sia Campo Romano. È chiaro che i programmi integrati sono di competenza del Consiglio Municipale, e noi questo ruolo chiaramente importante lo stiamo svolgendo oggi. È chiaro che è un inizio di un processo, questi sono indirizzi che noi diamo di preferenza del rispetto alle opere pubbliche del territorio, poi chiaramente c'è tutto il discorso della procedura delle adesioni, che è un altro discorso fondamentale, importante, perché se mancano i quattrini non si riesce a fare nulla. È chiaro che poi dobbiamo essere, anche rispetto a questo, e ci devono sentire le varie realtà, sia il Consiglio Comunale in primis, l'assessore competente e anche il Dipartimento, che chiaramente non è un oggetto che sta nello spazio abbandonato così come una navicella, è un qualche cosa che dipende dal sindaco, dalla giunta, e che hanno pure la possibilità di cambiare quelli che chiaramente svolgono ruoli di dirigenza all'interno dei dipartimenti. Perciò diciamo con forza, oggi partiamo per questo discorso, però con forza dobbiamo poi seguirlo, perché poi se non riusciamo a seguirlo e non riusciamo a imporlo, diventa una nuova presa in giro con risoluzioni che purtroppo qualche volta abbiamo fatto, più volte, nei confronti dei cittadini di questo territorio. Perciò voglio dire, noi come Forza Italia chiaramente siamo sul pezzo, io l'ho firmato, e cercheremo di, come ho detto, di portarlo a Dama, in modo che, ecco, i cittadini di questi due quartieri vedano e comincino dopo tanto tempo ad avere queste benedette opere pubbliche, ricomincino a respirare, perché realmente parliamo di Morena, neanche c'è una piazza a Morena, cioè voglio dire di che stiamo parlando. Perciò un impegno forte da parte di tutti, in questo caso noi come centrodestra, ho visto anche l'amico Fulvio è d'accordo e ha firmato con me questo documento, noi con forza pretenderemo che poi questo discorso e queste proposte della risoluzione possano avere successo. Grazie, altri interventi? Non ce ne sono. Prego, consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Io volevo solamente cogliere l'occasione per specificare alcune cose che oggi ho sentito dire: non c'è una folta presenza di cittadinanza qui presente a clamare, urlare, stracciarsi le vesti, perché forse sono circa 7-8 anni che questo processo va avanti, forse hanno avuto modo di partecipare e forse sono anche un po' così disillusi, e mi rendo conto. È un processo di partecipazione che è partito, un processo di
creazione di un processo partecipativo che parte dal 2011 con la risoluzione. Io ho trovato gli atti della risoluzione 16 del 2011 dove si dava parere favorevole all'accorpamento degli ambiti già, quindi non è che adesso noi siamo qui a creare cose nuove, no, stiamo semplicemente provando a dare un indirizzo, interrogatevi, e come anche una delibera del 2012 in cui la delibera 5 dice, no, vabbè, siamo qua, si parla per spiegarsi e per portare motivazioni, se no non parliamo, chiudiamo e facciamo tranquillamente la votazione, perché tanto già sappiamo, visto che in commissione già ci siamo di fatto espressi con una volontà di una parte dei componenti che hanno firmato e un'altra parte che invece si è astenuta. Detto questo, quindi la partecipazione oggi in consiglio, forse la mancata partecipazione forse era scontata, visto che è un tema che si sta portando avanti da parecchio tempo. Ciò nonostante però il lavoro che ha portato alla realizzazione di questa risoluzione è stato un lavoro comunque condiviso con delle rappresentanze cittadine che hanno avuto modo e possibilità di portare e di far conoscere a noi che non avevamo insomma seguito il tema, farci conoscere quelle che erano richieste, ciò che era stato già fatto, insieme all'esperienza di consiglieri che già avevano affrontato il tema, e ne abbiamo fatte parecchie di commissioni, ricordo, invitando i comitati, il comitato di Morena, di Campo Romano e mi pare anche Osteria del Curato a volte, in qualche commissione, abbiamo invitando anche la comunità territoriale che ha al suo interno comunque delle rappresentanze comunque territoriali. Quindi quando si parla di mancata rappresentanza o mancata partecipazione, forse si sta dicendo un qualcosa di non proprio reale. Quindi da questa discussione infatti sono uscite fuori delle cose diverse rispetto a quello che era stato, diciamo, l'impostazione precedente, dove nell'ordine di priorità sono state inserite delle altre cose, non più l'infrastruttura di mobilità, quanto delle cose che a noi sono sembrate essere molto più urgenti, a noi sentendo, ascoltando anche quelle che erano e valutando chiaramente, facendo un lavoro di analisi e poi di sintesi finale, quelle che potevano sembrare delle priorità effettivamente importanti. Parliamo di una messa in sicurezza di una via, del Fontanile a Nagnino, parliamo di impianti di raccolte acque, realizzazione di marciapiedi, dispositivi della moderazione del traffico naturalmente, messa in sicurezza alla stessa maniera del Casale Agostinelli, stiamo parlando di un attraversamento e quindi di una strada che è Via Niobe dove c'è una scuola, quindi un istituto, un plesso molto frequentato, stiamo parlando di un asilo nido, ecco, sono tutti forse più piccoli interventi rispetto a quelli previsti nella delibera del 2012 probabilmente, ma probabilmente molto più sentiti e diciamo urgenti, almeno così ci è sembrato di percepire e ci è sembrato anche di valutare vista la situazione del quadrante. Quindi sinceramente io rispetto anche al discorso della trasparenza non ho capito, quindi se la consigliera Vitrotti vuole spiegarci cosa voleva dire, io non ho capito perché prima era più trasparente ed oggi no, come vuole, io la cito proprio perché non ho compreso realmente cosa volesse significare quell'appunto sulla maggior trasparenza di prima rispetto ad oggi. Noi abbiamo fatto un percorso in commissione molto chiaro, abbiamo essenzialmente specificato in queste tre pagine un indirizzo molto preciso che ci sembra andare nella direzione di
dar maggiore importanza a quelle che sono le opere di messa in sicurezza, di salvaguardia dei cittadini che vivono in quel quadrante, e man mano insomma scendere giù cose diciamo un po' meno prioritarie. Tutto qui, grazie. Grazie, prego consigliera. Grazie. Citazioni del consigliere Giannone. In realtà diverse cose non ha capito, nel senso io non mi lamentavo di una mancanza di partecipazione, è diverso quello che ho detto. Poi se negli interventi diciamo cercate di esplicitare il vostro punto di vista invece di controbattere ogni volta quello che dicono gli altri, è più complicato così. Però siccome siamo sollecitati a questo, in realtà io non lamentavo una mancanza di partecipazione, mi stupiva, e ho fatto un interrogativo generale che forse è legato anche al fatto, non so che problemi ci stanno. No, chiedevo alla Presidente, così lo sa pure lei, che di solito quando un consigliere citato da regolamento parla alla fine, c'è cioè la discussione. Stavo chiedendo perché, però va bene. No, per me non ci sono problemi, posso chiudere. No, niente da ridire, era solo una... Prego. Io però mi scuso, sì, pensavo capito. Fossero chiusi. Sta rispondendo e sta chiarendo il concetto al consigliere Giannone. Ma lei ha dato la parola. Vabbè, non ho capito. Comunque vabbè, in realtà era un interrogativo che io ponevo a tutti, e mi rendo benissimo conto del fatto che sono tanti anni che c'è una cittadinanza che aspetta delle risposte, e io ho fatto un interrogativo a tutti noi, non ho neanche dato la responsabilità a qualcuno o a qualcos'altro. Mi sono stupita del fatto che forse in attesa da tanti anni probabilmente una popolazione stanca, una residenza stanca, oggi ci guarda anche con una certa stanchezza e non ha, diciamo, non la vedo presente, non è che mi pare che ho le allucinazioni, ecco. E in realtà la mancanza di trasparenza era solo legata, e l'ho spiegato molto bene, ma ci sono dei verbali di commissioni del 2014-2015 che forse illuminano ancora meglio, rendono ancora meglio, la mancanza di una garanzia di portare a compimento le opere che si vengono esplicitate in un atto, e quindi la possibilità per la politica di controllarle, di vederle in modo trasparente in tutte le loro fasi. Questa era una richiesta che non faceva la consigliera Vitrotti, ma come vi ho detto faceva un pezzo dell'attuale maggioranza, nonché la presidente di questo municipio, quando stava all'opposizione. La ringrazio per avermi dato la parola. Grazie. Abbiamo terminato gli interventi? Perfetto, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazioni, prego, consigliera Giuliano. Grazie Presidente, quindi ho notato con piacere che lei ha preso la posizione, ha dato subito la parola alla collega, così si è chiarito questa cosa. Lei lo può fare, ha fatto bene secondo me, perché questo è il fine anche di una gestione, al di là delle regole di una gestione di un consiglio, quando serve. Meglio chiarire subito che poi trascinare. E detto questo, nel votare in modo favorevole questo atto, Fratelli d'Italia pone degli interrogativi, insomma, no? Partendo anche dalla diffidenza che diceva la collega, no? Diffidenza di chi ovviamente in quel quadrante ha visto per anni il nulla, quindi solo parole che sono servite alle idee, oppure non si sa se le idee che servono alle parole, questo non lo so, però comunque sia questo è stato il risultato, e quindi certo c'è un certo scetticismo. E questo penso che rientri nella normalità, che non debba andare a cozzare col fatto che questa commissione abbia fatto il proprio lavoro. Non ci meravigliamo, qualcuno ha detto che il print è uno strumento che è appannaggio dell'amministrazione municipale, lo è solo ed esclusivamente per mettere insieme le carte, le priorità e le proposte, dopodiché passa tutto completamente al Dipartimento. Questo mettetevelo in testa, quindi quando io con la battuta ho detto che dobbiamo prendere la residenza lì, significa che in modo
diciamo, simpatico di seguire attentamente tutti i percorsi, perché il dipartimento è facile fare carta vince, carta perde, ok? Perché sono tante le proposte da fare, quindi. Poi, per quanto riguarda l'ambito unificato, quando si è parlato di ambito unificato, salve consigliere, quando si è parlato di ambito unificato lo si è fatto senza polemica per quanto ci riguarda, ma lo si è fatto per mettere in evidenza che quel poco che può arrivare non può essere sparcellizzato, secondo un mio modestissimo parere, nei vari quattro ambiti, ma poter mettere insieme nella progettazione delle proposte quei fondi che potessero comunque essere utilizzati senza colpo ferire, cioè senza comunque dover sottoporre la divisione dei vari lotti che si venivano a creare dai vari partecipanti, quindi dai vari proprietari. Quindi, per evitare questo, fare un unico lotto, un unico contenitore dove poter produrre oneri da poter utilizzare. Cortesemente concluda. Sì. Grazie. C'ho anche altre due cose. Poi l'ultima cosa che lascio come battuta, grazie Presidente, l'ultima cosa che lascio come battuta è che mi dispiace, ma vedo che il PD si è un po', diciamo, distratto ultimamente, non ha detto nulla sull'assenza della Presidente in municipio oggi. Avremmo fatto piacere, cioè sarebbe piaciuto che ci fosse la Presidente, perché la Presidente ha la delega all'urbanistica, e un'assonanza di questa io la incontro quando, cioè la noto quando nella scorsa consigliatura anche la Fantino aveva la delega all'urbanistica. Ora, se l'altra volta la Presidente Fantino evocava a sé la delega e ha fatto sì che il tutto non cambiasse, ok? C'ho un po' di paura se questo fosse l'atteggiamento della nostra Presidente, non vorrei che questo fosse un atteggiamento di evocare a sé la delega, no? Per fare tutto e non fare niente. La Fantino fece questo. Non essendoci la Presidente, avrei gradito la presenza della vente delega, però spero che questo possa essere differente. Se vuole, Presidente. Se vuole, vice capogruppo, dopo mi chiede, mi nomina, io gli spiego la quello che non ha. No, perché mi sta facendo un po' così. Dovuta. Se me lo chiede, io glielo rispiego. No. Oh. E quindi il piacere di averla avrebbe dato maggiore chiarezza nella forza e nella volontà. Tutto lì, sarebbe stata una cosa simpatica e carina. Grazie. Fratelli d'Italia voterà a favore. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Toti. Come Forza Italia, già l'ho detto in precedenza, l'abbiamo firmata, chiaramente siamo stati chiaramente presenti nelle commissioni insieme con i cittadini, si è fatto un buon lavoro, i cittadini dei comitati quartiere di Morena, Campo Romano e anche Grigna e qualche volta anche Osteria, la comunità territoriale sono stati presenti e sono stati protagonisti rispetto alle proposte, e questo per noi è importante, è centrale. Poi è chiaro che questo programma integrato, che noi, queste proposte che noi facciamo per le opere pubbliche di queste zone, come ho detto già prima, fortemente sofferenti in tema di opere pubbliche, è chiaro che le dobbiamo poi portare con forza avanti e dobbiamo essere attenti a questo. E noi come Forza Italia lo faremo anche noi con forza, e io spero che tutti i partiti, rispetto alle esigenze del territorio e alle esigenze manifestate dai cittadini nel nostro territorio, siano mobilitati in modo che questo print abbia, e queste proposte, queste chiaramente opere da realizzarsi, realmente si riescano in un tempo breve a essere realizzati nel nostro municipio. Grazie. Altri interventi? Terminati? Bene, ok. Allora, passiamo alla votazione. Prego, consigliere.
Allora, prendo come sprono il pessimismo cosmico di alcuni consiglieri che sono intervenuti precedentemente. Ringrazio comunque la minoranza per aver contribuito anche magari passivamente alla redazione di quest'atto in commissione. Ringrazio quindi tutti i consiglieri per non aver mai ventilato la costituzione di una commissione speciale, ce l'abbiamo fatta con una commissione permanente normale. Questo, diciamo, consigliere, cortesemente, consigliere. E anche perché queste sono tematiche che, voglio dire, tra Sprint e Acru, Consorzi di Recupero Urbano, sono l'urbanistica di un municipio, non è che c'è molto altro poi alla fine, quindi ce l'abbiamo fatta. Ringrazio ultimi ma non ultimi tutti quei cittadini che con pazienza hanno seguito nella commissione preposta appunto a questa redazione e come portavoce di questi cittadini che credo di rappresentare e come gruppo 5 Stelle dichiaro favorevole alla votazione dell'atto. Grazie. Grazie. Abbiamo terminato? Ok. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Metà è un po' più verso l'alto, diceva. A metà. Non c'è ancora a metà. Cortesemente. Al tribunale per pagare. Cortesemente. Allora, cortesemente, alzate bene le mani, altrimenti non favorevoli. Che vuol dire? Favorevole. Mamma. Contrari. Astenuti. Quattordici favorevoli, cinque contrari, l'atto si intende approvato. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto pianificazione artistica e culturale del Municipio Settimo nel secondo semestre del 2019. Relatore. Grazie Presidente. Prego. Sì. Allora, nel momento del cambio qua, insomma, vedo un po' di movimenti, io vado, tanto sono breve, parlo di programmazione culturale, parliamo del secondo semestre del 2019, come sapete abbiamo fatto una delibera quadro che ha istituito questa programmazione e che decreta, come dire, le regole di ingaggio e anche il comportamento da attuare poi con le missioni successive del bando, eccetera, eccetera, per quanto riguarda le iniziative di carattere artistico e culturale, per l'appunto. Vado subito al focus. Per questo semestre del 2019 parliamo del periodo estivo e del periodo autunnale, faremo, sono già iniziati in realtà perché poi il tempo era abbastanza, come dire, tiranno in questo senso, questa mozione è stata ferma, c'è stata votata in commissione ormai alcune settimane fa, comunque meglio tardi che mai. Sicuramente si parla di Acque Settime, siamo ormai alla terza edizione, un evento che sta avendo molto successo. La settimana scorsa in particolare al Parco degli Acquedotti c'è stato un bellissimo evento con rievocazione storica, molta gente, è stato, cioè, davvero molto bello. La rassegna Acque Settime poi continuerà anche nei mesi autunnali, quindi a settembre-ottobre. Il secondo evento sono le arene cinematografiche estive su cui come municipio stiamo lavorando in questo senso, anzi vi aggiorno, proprio la settimana scorsa abbiamo parlato con Casa del Cinema. Consiglieri, cortesemente. Consiglieri. No, Presidente, ma se le tematiche culturali non interessano, noi andiamo avanti lo stesso, non c'è problema. Ecco, perché Consiglio Guiotta dice giustamente che interessa il cemento, chissà perché. Dicevo che proprio settimana scorsa abbiamo parlato con Casa del Cinema per capire se possono darci la mano. Come sapete, come municipio non c'è questa autonomia gestionale, eccetera, eccetera, tanto che qualche settimana fa abbiamo votato una risoluzione di indirizzo affinché si spronasse il Campidoglio a darci un po' di decentramento amministrativo anche in questo caso dal punto di vista culturale e turistico.
cioè questo ne è un chiaro segno. Comunque ci lavoriamo anche con le nostre poche forze. Il terzo evento è il Natale, che sarà l'evento più, cioè, più grande dell'anno, e che avrà luogo dall'8 di dicembre fino al 6 di gennaio dell'anno successivo. Per le annette estive parliamo del periodo estivo, ovviamente, quindi stiamo parlando di giugno-settembre essenzialmente. Per acque settime, come ho già detto, sono più date, perché l'evento è stato scaglionato, una parte è già stata fatta, l'altra parte sarà durante la settimana della scuola pubblica, che sarà in maggio. Se il presidente Giannone non mi corregge, vuol dire che è giusto. E poi il 17-27 maggio, quindi saranno questa volta 10 giorni e non tanto una settimana, e poi anche nel periodo di settembre-ottobre. Quindi davvero sono degli eventi di ampio respiro che caratterizzeranno tutto il territorio e andranno ad accomunare buona parte della cittadinanza, quella che perlomeno ha interesse in queste occasioni. Chiudo dicendo che tutti questi eventi poi rientrano nella più ampia cornice, come sapete ormai perché ne parliamo da un po', dei distretti culturali. Vi annuncio che siamo quasi pronti per la discussione della delibera di istituzione dei distretti culturali, che avverrà prossimamente in commissione. Abbiamo quasi mappato del tutto i punti di interesse del distretto del cinema, che era quello sperimentale, e poi passeremo anche agli altri 6. Detto questo, la metodologia, come già ribadito, è nella delibera quadro che votammo a suo tempo, e per adesso è quanto. Grazie. Interventi? Prego, consigliera Biondo. Grazie Presidente. In merito, diciamo, a questa proposta, abbiamo partecipato ai lavori e volevo semplicemente segnalare due cose che abbiamo avuto già modo di dire, perché chiaramente la programmazione culturale del settimo municipio è chiaramente un fatto positivo. Stiamo, diciamo, rodando questa esperienza, ma è necessario ancora di più, e questo è un appello che faccio soprattutto alla maggioranza, fare conoscere questo tipo di attività e questo tipo di bandi, perché come ci siamo ritrovati anche a discutere in commissione controllo e garanzia, ad esempio durante le festività natalizie hanno partecipato ai bandi per le attività culturali solamente un'associazione, che quindi inevitabilmente ha vinto quel bando, e questa cosa ovviamente, diciamo, ne va della trasparenza e della pubblicità del lavoro che noi facciamo. Non è una critica a lei, consigliere Giannone, è semplicemente un modo per dire che i bandi funzionano e le attività culturali sono veramente a disposizione di tutta la cittadinanza solamente se facciamo uno sforzo ulteriore nel farle conoscere, nel pubblicizzarle, perché più persone partecipano, più progetti vengono proposti, più abbiamo un'assicurazione del fatto che i progetti che vincono sono effettivamente migliori. Su questo volevo invece semplicemente ribadire un concetto, perché l'anno scorso era segnalato, ovvero quello di ripetere l'esperienza a fine giugno della festa di San Giovanni, che l'anno scorso ha avuto un discreto successo nel nostro municipio e che io penso sia importante per fare riscoprire una tradizione, che è quella appunto della festività di San Giovanni e della festa delle streghe, che per alcuni anni si era persa nel nostro territorio. E invece, se una programmazione culturale deve essere quella fatta da parte di un municipio, e su questo, diciamo, noi in qualche modo proviamo anche a sopperire ad una programmazione culturale dell'estate romana da parte del Comune di Roma, che invece è stata assente negli anni passati e rispetto alla quale ad oggi per l'estate 2019 non abbiamo informazioni né rassicurazioni, io penso che queste specificità del nostro territorio vadano preservate. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Vado? Certo. Non avevo sentito, scusi. Io, se non mi dice vado, io non vado. Ok. Capitolo secondo atto, parte terza, come se fosse un sequel, no? Non è il padrino.
però diciamo che è la continuazione, quindi stiamo continuando un percorso che ad oggi, se uno volesse dire che non è d'accordo, sarebbe matto, quindi nel senso che chi ha già aderito al ragionamento, alla logica, alla programmazione e progettazione di questo strumento, è normale che in questa fase, oggi in questo Consiglio, non si può che essere, continuare ad essere d'accordo. Prendo però come tale, ci tenevo a dire, la battuta fatta dalla collega Biondo, giustamente, di dire di è necessario comunque. Non si finisce mai, insomma, di poter dare sempre maggiore conoscenza di quello che si fa, no? Quindi far conoscere di più le iniziative. Questo io penso che sia un suggerimento che voi già avete ben in mente, però detto è sempre utile ripeterlo, perché a volte poi può succedere che la confusione, i tempi, le dinamiche, no, non fanno arrivare un buon lavoro come questo, del quale io probabilmente apprezzo più anche di voi stessi che l'avete portato, ne apprezzo l'impostazione, in quanto ovviamente questo municipio era abbastanza, diciamo, carente nel fatto programmativo e nel fatto di dover comunque prevedere iniziative di questo tipo. Quindi poter comunque lavorare con un ragionamento logico e con un'impostazione intelligente può fare solo che piacere, però ecco, cerchiamo di far arrivare il meglio possibile le cose che facciamo, anche perché dal punto di vista culturale, se per un progetto si entra più nella fase tecnica e quindi qualcosa può sfuggire, non si capisce eccetera, e quindi poi il telefono senza fili ne fa la differenza, nella fase culturale è bene far sapere, è bene spiegare, è bene dare ampia diffusione, proprio perché per permettere a più soggetti possibili di poter intervenire, no? Di poter aderire, di poter comunque fare domanda, e se questo succede significa che noi abbiamo fatto centro, cioè abbiamo, come si dice, trovato lo strumento giusto per poter dare voce a chi nel tempo questa voce non ha avuto o non aveva lo strumento per averne. Quindi il contenuto è stato fatto bene, certo cerchiamo di non utilizzare termini come passiva, azione passiva, che non è carino, perché è sempre attivo il qualunque tipo di intervento che si fa in una commissione, però la passività è un'altra cosa, e per resto quindi bene così, avanti capogruppo, vice capogruppo, presidente di commissione, cultura, commissari, avanti su questa strada, e sono curioso di sapere quale possa essere il risultato di questo strumento, lo dico, dopo un anno che ci stiamo lavorando sono curioso di sapere dove possiamo arrivare, dove questo municipio è riuscito ad arrivare o ad attrarre quindi delle esperienze in tal senso, e quindi a organizzare eventi. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Chi vuole farla? Nulla. Ok, allora passiamo alla votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Tredici favorevoli, nessun contrario, quattro astenuti, l'atto si intende approvato, grazie.
Passiamo al terzo punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto realizzazione e promozione della guida ai servizi sociosanitari del settimo municipio. Relatore, prego, consigliere Ferrauto. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Con questa mozione diamo seguito a una passata commissione 4 tenutasi il 5 marzo 2019, nella quale si è discusso della necessità di avere a livello municipale una guida ai servizi sociosanitari. Do lettura direttamente dal considerato che nei momenti di maggiore necessità è a volte difficile orientarsi nel mondo dei servizi pubblici e spesso il cittadino non è consapevole della quantità e qualità dei servizi integrati offerti dagli enti locali e regionali. E si riscontra spesso da parte degli utenti l'esigenza di uno strumento informativo unico e dinamico in grado di seguire la continua evoluzione dei servizi sociosanitari, riassumere tutti i servizi pubblici forniti sul territorio con una breve descrizione degli stessi e delle modalità di accesso ad essi. E nel caso di disponibilità di disabilità o patologie specifiche sarebbe poi utile un vademecum che indichi agli utenti i passi da seguire per intraprendere percorsi di assistenza. Tenuto conto che la guida facile ai servizi sociosanitari, recentemente adottata dal Municipio 5, offre un valido esempio di partenza, in quanto illustra in modo semplice ed esaustivo tutti i servizi e le prestazioni a disposizione dei cittadini, suddividendoli per tematiche, e che la guida deve utilizzare un linguaggio semplice e immediato e può essere arricchita con indicazioni su ulteriori servizi quali ad esempio CAF, patronati, uffici e vertenze eccetera, che tutti gli enti coinvolti nell'elaborazione di una nuova guida dei servizi municipali auditi nella seduta di Commissione Politiche Sociali il giorno 5 marzo 2019 si sono dichiarati favorevoli ad un percorso partecipato e disponibili ad un primo incontro con l'assessore competente a metà aprile. E premesso e considerato quanto espresso in narrativa, il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e la Giunta del Municipio a iniziare un percorso partecipato con tutti gli enti coinvolti per la realizzazione di una guida dei servizi sociosanitari del Municipio VII. Strutturare la guida dei servizi come strumento pratico, dinamico e facile, fruibile, valutando l'ipotesi di allegati più dettagliati per l'accesso ai percorsi più complessi, coinvolgere la consulta municipale per le persone con disabilità, quella per i cittadini stranieri e la consulta della scuola e prevedere la traduzione della guida dei servizi nelle lingue maggiormente parlate nel territorio e linguaggio Braille per facilitare l'accesso ai servizi ai cittadini stranieri e non vedenti. Promuovere infine e distribuire la guida dei servizi sociosanitari sul territorio per una capillare informazione dei cittadini. Grazie. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi? Dichiarazione di voto? No, l'ho senz'altro condivisa e firmata, io non faccio parte della commissione, ho partecipato ai lavori, però voglio dire la guida io penso che sia essenziale, tanti nostri cittadini e municipi, ma io penso a livello nazionale, non sconoscono i servizi sociosanitari che danno i municipi, che dà il comune, che dà la regione, perciò è importante un discorso di questo tipo, senz'altro purtroppo manca e quindi è necessario che noi ci mettiamo all'opera e riusciamo a praticamente promuovere e distribuire questa guida ai servizi sociosanitari sul nostro territorio per i nostri cittadini, per i nostri quartieri, perciò è condivisibile e io quando è condivisibile la firmo. Altre dichiarazioni di voto? Che non credo ci siano. No. Sì, però c'è 13, sono 13. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Anche sotto. Cioè.
Ci siamo? Aspetta, fallo in. Rivedete, dai. Contrari? Astenuti? Quattordici voti favorevoli, nessun contrario, un astenuto, l'atto si intende approvato. Si intendono approvati anche i verbali numero 2, 3 e 4 relativi rispettivamente alle sedute del Consiglio del Municipio del 24 gennaio, 29 gennaio e 7 febbraio 2019. Il Consiglio chiude alle ore 15 e 54. Grazie.